Buonasera, allora, mi sono finita di preparare velocemente perché ho finito di lavorare, infatti ho messo un attimo, no, non si vede, il computer sotto carica perché almeno ce l'ho carico per domani. Mia madre mi sa che è andata adesso dalla mia dottoressa a prendere delle ricette che mi serve per prenotare un po' di esami che dovrò fare in gravidanza e mi ha detto di prepararmi al volo che andavo con lei praticamente al Famila a fare un po' di spesa. Detto che il suo frigorifero è vuoto, non ci crede nessuno, però va bene. Ho il fiatone perché ho fatto tutto di corsa in realtà. Sono truccata tipo in 3 minuti, infatti ho sbagliato il fondotinta, ma sinceramente andare al Famila non mi interessa. Fa caldissimo, cioè per essere diciamo alle 6 di sera e soprattutto a ottobre passato, fa proprio caldo. E infatti ho il vestitino e gli sandaletti ancora perché non so ancora come vestirmi. Ho comprato dei vestiti invernali che mi devono arrivare, ma a questo punto mi sa che non li metterò mai. Si spera a dicembre che riesca ad entrarci, perché sennò così via. Ho comprato anche 2 pantaloni da chiavi, non so se ve l'avevo detto, per la gravidanza, perché ho detto, messo che magari inizia a fare un po' più di freschino, magari mi prendo dei pantaloni e magari metto la giacca sopra. Che giacche ne ho, quante ne voglio, ok? Solo che il problema dei pantaloni è che ancora non ho tanta pancia, ok? Un po' sì, ma non ne ho ancora tantissimissimissima. E quindi c'è la parte dove c'è il bottone, diciamo la classica cernierina, ok? Che è finta. Mi va troppo larga rispetto a dove c'è la fascia. Cioè la fascia mi va bene, ma mi si fa un po' di questo difetto un po' più largo. E quindi essendo basso è brutto. Anche perché magliette così lunghe non ne ho mai avute, quindi adesso devo cercare di capire un po' come vestirmi. E va bene, non è un problema. Il mio ascensore è ancora rotto, questo significa che si spera che entro venerdì, quindi entro domani, riescano ad aggiustarlo, perché sono 2 settimane. Gli avevo accennato nell'altro video. Ho chiamato mia madre che devo scendere. Comunque vi stavo dicendo, vi ho accennato nell'altro video che non avevo l'ascensore, però non vi ho detto proprio molte informazioni. Praticamente sono 2 settimane che sono senza ascensore, io abitando all'ultimo piano, è una bella vasca. Il problema principale è perché la stanno cambiando, sistemando, quindi stanno facendo una manutenzione, cambiando dei pezzi, e quindi ci vorrà un po' di tempo. In teoria hanno detto che finivano questo venerdì. In pratica, nel condominio hanno chiesto informazioni, in teoria dicono di no. Stamattina Dani ha incontrato uno dei ragazzi che stava sistemando l'ascensore, gli ha detto che molto probabilmente domani faranno il collaudo e dovrebbe andare. Io incrocio le dita perché sono morta e non ce la faccio più. Nel frattempo scendo che mia madre mi ha chiamato e andiamo a fare la spesa. Buongiorno, allora stavo aspettando in realtà per pranzo mia nonna e mia mamma che mi hanno scritto che sarebbero passati. Considerate che mia nonna non è mai venuta a casa mia. E infatti quando l'ho scritto a mia sorella fa mandami la foto, non ci voglio credere, cioè nel senso così via, e infatti poi mi hanno dato buca. Quindi adesso mi preparo la pasta e mangio e poi vi racconto un po' di Mi cose. sono dimenticata di farvi vedere il sughetto di carne che mi ero preparata. Ottimo, ormai l'ho quasi finito. Ok, finito di mangiare, ho appena lavato, solo lascio un attimo raffreddare anche questa pentola con il sugo che ho fatto, devo poi pulire il piano induzione, ma è ancora caldo. Nel frattempo, siccome sono venuti i miei suoceri in questi giorni, avevamo montato il tavolo, che so Dani, quasi quasi lasciamelo montato, non so se si vede, ok. Però gli ho detto toglimi un pezzo di questi, perché in realtà era un po' più avanti, almeno c'è anche lo spazio per andare in sala, scusate un po' per il casino. C'è anche lo spazio per andare tranquillamente in sala, però mi è comodo tranquillamente per lavorare. E vabbè, boh, prima mi sono messa anche qua a lavorare, l'ho trovato molto comodo. Nel frattempo ho messo il grande fratello mentre mangiavo, ok, mi stanno già scrivendo al lavoro, adesso rinizio, tanto in realtà sono passati neanche un quarto d'ora, ma fa niente, ok? E niente, questo è quello che, non lo so se lasciarlo sempre o, boh, non lo so, che in realtà mi è comodo per lavorare, magari togliere quello che c'è in cameretta. Non lo so, è un po' bruttino esteticamente, vero? Vabbè. Ok, non so che tipo di luce ci possa essere qui, visto che ho abbassato la tapparella perché entrava praticamente tutto il sole caldo in casa e fa caldissimo, cioè non so voi, ma qui a Milano sta facendo veramente caldo. Scusate, mi continuano a scrivere, adesso sblocco, mi metto a lavorare. E ho messo
mangiato praticamente in 5 minuti, che le orecchiette si cuociono in 5 minuti, il sugo l'avevo fatto ieri, e avete ratta, l'avevo fatto ieri, e appunto il sugo l'avevo fatto ieri, quindi in realtà l'ho dovuto soltanto un po' scaldare, e in realtà volevo finirlo proprio di cuocere, di lasciarlo andare, ma era già tutto pronto, quindi ho mangiato molto velocemente. Adesso mi riprendo un attimo e cerco di bere un po' di acqua gassata, perché ultimamente, adesso che sono in gravidanza, riesco a avere meno nausea nel momento in cui, dopo mangiato, bevo l'acqua gassata. Ho le nausee in continuazione anche adesso, continuo ad avere le nausee anche adesso, e in teoria la ginecologa mi aveva detto: no, col quarto mese, fidati, andranno di meno. No, non è assolutamente vero, cioè, o perlomeno non è il mio caso. Io continuo ad avere le nausee praticamente quasi H24, la mattina diciamo un po' meno, ma in realtà mi stanno venendo più la mattina che alla notte, invece prima era più il contrario, cioè nel senso verso la notte. Vabbè, vi dico che non so se non l'ho ancora detto qua su YouTube, quindi lo annuncio qui, ma su Instagram l'avevo già annunciato, nel senso che il giorno dopo la festa, per scoprire appunto il sesso del bambino o bambina, ho postato il video appunto per dire che cos'era, no? Quindi magari molte ragazze che mi seguono su Instagram l'avranno già visto, lo sapranno già, altre magari non mi seguono lì, e quindi voglio dirlo anche qua. Magari se riesco posto i video. Praticamente vi posto il primo video. Avete visto, è uscito l'azzurro. In realtà, fermi tutti, non è quello il sesso, vero? Non è un maschietto. Avevamo scelto il nome Nicolò, quindi magari nel video sentirete dire Nicolò, 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 perché come noi avevamo scelto appunto Nicolò se fosse stato appunto un maschietto. Vi dico subito che mi hanno fatto uno scherzo, proprio perché io ero straconvintissima che fosse femmina, e hanno deciso di farmi questo scherzo che è durato un'oretta, quindi praticamente ci hanno creduto tutti. Alla fine, dopo un'ora, Dani mi ha dato la collanina, che adesso non ce l'ho, adesso la vado a mettere, con sopra scritto il nome della bambina. Vi lascio un attimo la reazione e poi appunto vi spiego. Ma sei serio? Con tutto il cuore ve lo dico. Ragazzi, è una bambina. Non è un maschio. Quindi sì, è una bimba, la bimba si chiamerà Amelia Sole, il nome ve l'avevo detto che era un nome strano, nel senso che poi Sole in realtà è stra comune, cioè nel senso in questo periodo qui, tante bimbe si chiamano Sole, Maria Sole, queste cose così. Mi piaceva il nome Sole, ma il nome che veramente mi ha
colpita di più è stato proprio Amelia. Amelia è un po' un nome magari non comune qui in Italia, anche se sembra molto italiano, ok? In realtà è molto di più americano, poi in modo diverso francese. Il nostro italiano sarebbe Amalia, ok? Però boh, mi piaceva il nome Amelia, un bambino comunque riesce a dirlo, anche se è un nome comunque tranquillamente, diciamo, straniero, slash italiano, ok? E io l'ho pensato, nel senso che l'ho fatto notare a Daniele, quando ho iniziato a riguardare Grey's Anatomy. Era il periodo che praticamente avevo scoperto del problema che avevo, appunto, del tumore al benigno al cervello, e quindi da lì, boh, non lo so, in quel periodo anche lei aveva scoperto di avere un tumore, cioè che poi erano stagioni vecchie, quindi in realtà ovviamente sono riferita a stagioni vecchie, ma che io stavo guardando e recuperando in quel momento. Quindi è stata una serie di cose, ho detto no, cioè, poi mi è piaciuto un sacco il personaggio in quel momento e ho iniziato ad apprezzare il nome, no? Amelia, 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 ovviamente si riferisce ad Amelia Shepherd, non so se avete idea, però il nome Amelia mi piaceva. Ovviamente solo Amelia non, per me sembra un nome incompleto, non lo so come spiegarlo, e quindi ho cercato un nome che fosse corto, visto che comunque il cognome di Dani è molto corto perché è Celli, quindi ho detto ci può stare anche un secondo nome e boh, Amelia Sole. Quindi da subito io e Dani abbiamo pensato, se dovesse mai realizzarsi appunto il nostro sogno di avere un bambino e soprattutto di avere una bambina, la chiameremo appunto Amelia Sole. So che magari molte non saranno d'accordo su questo nome perché lascia un po', cioè praticamente vi spiego cosa succede alle persone quando dico è il nome della bambina. Ah, ma quindi come si chiamerà se dovesse essere femmina? In questo caso adesso lo sappiamo, quindi com'è che si chiama la bambina? Io rispondo Amelia Sole e mi rispondono, ah, Sole, Sole è molto bello effettivamente. Sole molto bello, quindi Amelia, praticamente Amelia, sole molto bello, Sole molto bello, però Amelia non se lo inquina nessuno, però non lo so, poi non so come la chiameremo, io la vorrei chiamare il più possibile Amelia Sole, nel senso che nella quotidianità vorrei chiamarla proprio Amelia Sole, poi magari per velocizzare magari la chiamerei Amelia, oppure Ami, oppure boh, non lo so, che soprannome avreste dato a una bimba che si chiama Amelia Sole, non lo so, non ne avrei idea. Quindi magari a volte solo Sole, non lo so, dite che faccio confusione, cioè nel senso che le creo confusione in testa. Secondo me se la chiamo sempre Amelia Sole, poi capisce che ha i due nomi, non è... Boh, non lo so. Comunque scusate, non mi sono neanche pettinata stamattina. Giuro che però la faccia e i denti me li sono lavati. Il pigiama io lo utilizzo per stare in casa, quindi non è per dormire, se mi vedete in pigiama. Vabbè, comunque vi ho raccontato appunto del sesso, così vi ho tolto anche una cosina che magari non avevo detto qua su YouTube. Considerate che ho aspettato a dirlo qua su YouTube, ma semplicemente perché sono venuti i miei suoceri qua e quindi siamo stati con loro, siamo stati con i miei genitori. Questi giorni sono stati abbastanza lunghi e intensi perché comunque stando, cioè nel senso sono stati stancanti per me, ero praticamente, arrivavo la sera cotta, stracotta. E quindi ho detto no, va bene. Quindi il giorno dopo che sono arrivati, cioè sono andati via, quindi sono andati via lunedì, ieri era martedì, ho detto no, vabbè, volevo registrare, però vabbè, sono successe un po' di cose, quindi non avevo proprio l'umore. Oggi sarei dovuta andare in ufficio, quindi ho detto no, non lo so, magari inizio a registrare e poi lo racconto pomeriggio. Invece ho cambiato idea e andrò venerdì, quindi ho detto no, inizio subito il vlog, chi se ne frega di questo, racconto subito cosa è successo alle ragazze perché voglio aggiornarle. Un'altra cosa che non vi ho detto, che volevo farvi vedere, adesso ve la mostro, scusate. Praticamente, spesso mi chiedete cosa farò al casino, ma stavamo tirando via la roba dalla semibiancheria e ho fatto passare lo sguatter, quindi abbiamo tirato su le cose e la mia acqua gasata che bevo praticamente costantemente, adesso vado a buttare le bottigliette. Comunque, quello che volevamo fare io e Dani, inizialmente volevo ricreare una cassettiera con quello che si vende su Amazon, dove mettete il fasciatoio sopra, e siccome rimarrebbe comunque lo spazio dietro, non so se avete presente,
cosa sto dicendo di quel fasciatoio che praticamente viene un po' più avanti, poi inizierebbe la cassettiera e poi ci sarebbe l'altro pezzettino di fasciatoio, proprio per la Malm o comunque anche per altre cassettiere di IKEA. E quindi avevo comprato questo mobile che ovviamente sarebbe stato inserito per così, ok? Che aveva, beh, queste sono le varie mensole da mettere dentro. L'ho fatto fare praticamente uguale da IKEA alla cassettiera. E vabbè, io adesso ci ho messo dei pannolini, però andrebbero le mensole e poi i piedini, perché dovevano arrivare ad altezza praticamente qui, perché poi questa parte qua sarebbe stata del fasciatoio. Non so se mi sono spiegata. Comunque, se cercate fasciatoi, se cercate appunto fasciatoi su Malm, su YouTube, vi verranno un sacco di home tour dove vedrete appunto questo fasciatoio apposta per il Malm. Ecco, l'idea iniziale era questo. Praticamente questo lunedì mi ha montato Dani con mio suocero le cassettiere per vedere effettivamente lo spazio. E vi dico, non mi ha più convinta questa soluzione. Adesso provo a spostare avanti la cassettiera e vi faccio vedere cosa intendo. Ok, la cassettiera è esattamente avanti per quanto ci serva appunto con lo sportello. Come vi dicevo, questo in realtà andrebbe su e io questo l'avrei utilizzato come stipetto per i pannolini, cose in più, e ovviamente sarebbe stato più alto, e qua sopra ovviamente tutto chiuso per il fasciatoio. Però non so se si vede, ok, cioè non lo so, mi sento che stringa tantissimo la camera e già non abbiamo una camera enorme, però non che non ci si passa, perché lo spazio ce n'è, non è che non ce n'è. Però boh, non lo so, non mi convince più. Voi che dite? Non lo so che cosa fare. E questa è l'unica soluzione per poter mettere il fasciatoio, perché uno è comodo perché abbiamo a fianco il bagno, due perché di là in mezzo alle scatole non mi sembrava il caso. E boh, non lo so. Quindi, cosa abbiamo pensato con mia mamma? Di utilizzare il fasciatoio anziché per, come vi ho fatto vedere prima, per così. Quindi mettere questo contro il muro, lasciarlo che praticamente è la stessa dimensione della mia postazione, e utilizzarlo per così. Solo che mi preoccupa il fatto che questa zona sia completamente senza nessun riparo, quindi ho paura che il fasciatoio mi slitti, cioè se magari Amelia si muove o comunque dà una spinta al muro, non lo so. Voi cosa mi dite per vostra esperienza? Fatemi sapere, perché sto ancora pensando nel caso vado a restituire quel mobile. Comunque, se voi invece avete dello spazio, potete pensare di prendere questo mobile, che è quello della cucina. E niente, e questo modello qui, se vi interessa poi l'anta, ve la dico, ci sta esattamente benissimo, e la stessa fattura della cassettiera. Ecco, c'è da dire che io ho acquistato praticamente il fasciatoio, quello che vi dicevo per tenerlo un po' più sporgente, su Amazon, perché adesso con i Prime Day, tanto inizio ad accendere il PC, con i Prime Day praticamente anziché 50 euro su Amazon, che comunque è il prezzo che c'è ovunque se non pagando anche le spese di spedizione anche di più, adesso era in sconto a 40 euro, quindi 10 euro meno, che voi dite che cacchio saranno mai, però nel senso non è che ci fanno schifo, e quindi volevo provare a comprarlo, vedere un attimo com'è, nel caso se restituirlo, perché valutare adesso questa situazione. Voi fatemi sapere se avete delle idee, fatemi sapere soprattutto se la pensate un po' come la penso io sul fatto che forse sia troppo sporgente o forse no. Non so se ve l'ho fatto vedere da lontano, cioè nel senso montato con l'ingombro giusto. Devo un attimo valutarlo con Dani. Dani però in realtà questo weekend parte, perché va a Singapore, parte la domenica mattina e tornerà giovedì prossimo per un evento. E quindi starò questi giorni a casa da sola, e mal che vada ripenserò così quando torna. Prendiamo questa benedetta decisione e stop, perché vabbè, è vero che abbiamo un sacco di tempo, e anche IKEA, cioè, hai 365 giorni per poter ridare esattamente i pezzi dicendo guarda non va bene, lo puoi portare anche montato in realtà, però non si sa mai, cioè nel senso prima di
comprare tutte le cose, montarlo e poi vedere che effettivamente ingombra troppo, e non lo so. Con il metro sembrava diverso. Fatemi sapere. Nel frattempo io torno a lavorare e ci vediamo poi pomeriggio. Magari vi finisco di raccontare un po' di cosine. Io sono ancora qui, ma in realtà è passato un po' di tempo. Mentre mi sono bevuto il caffè, ho montato velocemente il video e ho visto che sono più di 20 minuti. Quindi ho deciso praticamente di caricarvi subito. Madonna, io che lascio la televisione altissimo, siamo mia nonna, aspettate. Ho deciso appunto di caricarvi subito il video. E inoltre, come potete ben sentire, ci sono i lavori, quindi la registrazione è andata un po' a farsi benedire. Però continuerò comunque dopo, anche perché mi voglio fare le unghie, voglio chiacchierare con voi. Però non voglio fare un video stralungo. Dai, un po' di cosine in questo video ve l'ho dette, e quindi non è proprio un video vuoto vuoto vuoto. Quindi magari ci aggiorniamo comunque questa sera, quindi continuerò il video, ma sarà caricato magari domani o dopodomani. Ok? Così almeno vi carico subito il video, perché sono in ritardo che sia lunghissimo e forse anche un po' troppo. Quindi io cerco di stare adesso sempre sui 20 minuti per non esagerare. Fatemi sapere se vi piace il nome innanzitutto, fatemi sapere della cassettiera. E niente. Ah, poi non vi ho più aggiornato sull'ascensore. Siamo stati graziati che venerdì sera l'ascensore è ripartita e quindi in questi giorni ho potuto tranquillamente utilizzare l'ascensore. Che bello, non potete capire. Un bacio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!